Se ti capita spesso di perdere la concentrazione e vuoi capire come evitarlo, questo video sarà fondamentale per te. Io sono Jerry Grassi e oggi esploreremo 6 fattori meno conosciuti ma comunque significativi che possono influenzare negativamente la tua capacità di concentrarti e ovviamente cosa puoi fare per superarli. Numero 1, un ambiente ovviamente rumoroso. Non c'è niente di più distruttivo di un ambiente caotico. Che tu lavori in ufficio o da casa, i rumori di fondo possono essere una grande fonte di distrazione. Considera l'uso di cuffie con cancellazione del rumore o, se possibile, spostati in un luogo più tranquillo per le tue attività che richiedono comunque maggiore concentrazione. Numero 2. La gestione del tempo inefficiente. A volte programmare troppo o troppo poco tempo per le attività può creare stress e portare alla distrazione. Imposta delle aspettative realistiche per te stesso con delle liste di cose da fare ben organizzate e dei limiti di tempo specifici per dare appunto un'organizzazione, un inizio e una fine a tutte le tue attività. Terzo fattore, lo stress. Mentre una certa quantità di stress, conosciuto come eustress, può effettivamente motivarti e migliorare la tua produttività, lo stress cronico o acuto può danneggiare la tua salute mentale e i livelli di concentrazione. Quindi dedica tempo per prenderti cura di te stesso e adotta delle tecniche di rilassamento che puoi trovare anche qui sul mio canale per gestire meglio appunto lo stress, che è un grandissimo nemico della concentrazione. Numero 4, la ormai evidente e conosciutissima dipendenza da internet. Siamo tutti sulla stessa barca, navigare online senza una programmazione può ridurre drasticamente la tua capacità di concentrazione. Usa delle estensioni del browser per bloccare i siti di distrazione, usa le applicazioni che esistono per bloccare l'accesso compulsivo ai social network, pianifica degli specifici periodi della giornata dedicati alla navigazione, limitando questo tempo per mantenere la concentrazione e il focus sulle attività che sono invece importanti per te. Numero 5. Cattive condizioni di illuminazione. L'illuminazione inadeguata può affaticare gli occhi e rendere difficile la concentrazione. Se possibile, posiziona la tua scrivania vicino a una fonte di luce naturale o utilizza luci artificiali che emulino appunto la luce naturale. Numero 6. Una dieta scorretta, una cattiva alimentazione, lo sappiamo tutti, può portare a stanchezza e difficoltà di concentrazione. Assicurati di nutrire il tuo corpo con cibi sani. Bevi molta acqua e consuma alimenti ricchi di antiossidanti, acidi grassi, omega 3, vitamina B12 per mantenere la tua mente estremamente lucida. Concludendo, quindi, migliorare la tua concentrazione può richiedere di esaminare e modificare alcune delle tue abitudini quotidiane. Implementando questi cambiamenti puoi notevolmente aumentare la tua produttività e la qualità del tuo lavoro o del tuo studio. Ricorda che la concentrazione è una capacità che puoi sviluppare e migliorare con le strategie giuste che ti ho appena detto. Grazie per aver guardato questo video. Se hai qualche appunto da fare, qualche domanda o altro, mi puoi scrivere. Io sono Jerry Grassi. Non dimenticarti ovviamente di iscriverti al canale e di rimanere collegato per ricevere consigli utili come questi.